viaggio pazzesco, si canterà anche molto perché approfittiamo di questa settimana perché si festeggiano i 40 anni da Fantastico, un programma che è entrato nel cuore di tutti e che racconta anche molto, diciamo, gli anni 80. E intanto salutiamo tutti i nostri ospiti. Oggi finalmente un divano di nuovo, insomma, ecco che vive. Benvenuta Mapidanna! È tornato Luca Bianchini. Evviva! E poi ancora Elisabetta Ferracini. E poi sono molto contento Lisa Marzoli, che è stata con voi tutta l'estate, quindi questa è anche un po' casa tua. E Andrea Velardi, ciao, benvenuti. Tutti, ciao a tutti. Senti Lorella, io vorrei cominciare con una domanda molto personale, sì, ma dimmi. Tanto ormai non ci sono segreti tra di noi, no? Beh, aspetta, adesso non ti allargare troppo. No, nel senso, cioè, tra di noi qualche segreto qualche fra segreto noi probabilmente, però... c'è, anche perché non bisogna mai raccontarsi troppo, capito? Hai ragione. Lo guardo, lo conosco. Ma allora, vorrei sapere, noi ci siamo sentiti prima quasi di nascosto. Poi su Instagram ci siamo scambiati il numero perché non si poteva, cioè, ancora che sembra, dire. Detto che così sembra che ci sia stato un inciucio. No, però insomma, no. Non era ufficiale che facevamo questo programma, quindi ci siamo sentiti poi di nascosto, poi sì, ci siamo finalmente incontrati. Ecco, tu, quando mi hai visto la prima volta dal vivo, che cosa hai pensato? Allora, volete che vi dica la verità? No, io devo dire la verità. Io quest'uomo l'ho amato da subito, grazie, naturalmente professionalmente, l'ho amato da subito, grazie, e devo dire che a distanza di un mese, oramai un mese, due mesi che ci conosciamo, l'accendiamo. E devo dire assolutamente, io confermo proprio. L'accendiamo. E io? Ma io devo dire... No, aspetta, adesso... Un bacino. No, grazie, ho capito. No, adesso, no, bacio, adesso voglio sapere, no, io adesso voglio sapere anche... a livello, no, speculare. Cosa ha pensato lui? Cosa ho pensato io? Allora, io naturalmente ti conoscevo e ti stimavo perché sei una superstar, questo dobbiamo dirlo. Vabbè, ragazzi, lei fa la modesta, però insomma è così. E devo dire che sono rimasto molto colpito, in positivo naturalmente, e sei un raggio di sole, quindi illumini le giornate. Per cui sono molto contento. C'è un solo difetto. Un solo difetto, c'ha Lorella, dal mio punto di vista, uno solo. Che arriva sempre prima, ragazzi, io non ce la faccio, non so come fare. Dovresti sentire i miei familiari che magari ne troverebbero, ecco, qualcuno di più. Arriva sempre prima. E allora io voglio sapere, adesso il nostro Luca Forlani, invece loro, gli altri, cosa ne pensano di questi incontri a prima vista? Il primo pensiero che abbiamo quando vediamo qualcuno. Sposare l'uomo giusto è la cosa che vale di più nella vita, ma divorziare da quello più ricco pare sia essenziale. Lo abbiamo imparato in questi giorni dal divorzio stellare dell'ex sovrano della Malesia. Ha fatto il giro del mondo la stratosferica richiesta della modella russa Oksana, sua ex moglie. La donna ha chiesto come mantenimento ben 27.000 euro al mese. Di divorzi stellari ne conosciamo molti. Uno dei primi è stato certamente quello dell'ex Beatle Paul McCartney. Al momento della separazione nel 2008, la moglie Heather Mills ha preteso e ottenuto ben 87 milioni di euro. Più recente, quello di Johnny Depp, che nella burrascosa vicenda sentimentale con l'attrice Amber Heard ha dovuto versare alla ex oltre 7 milioni di dollari. Come dimenticare il divorzio del magnate americano Jeff Bezos, che ha versato alla ex compagna di una vita ben 38 miliardi di dollari. E avrà sofferto non poco anche il magnate russo Abramovich, quando gli è stato presentato il conto della separazione. La ex moglie e madre dei suoi 5 figli ha ottenuto 8 miliardi di dollari. In Italia nel 2018 i divorzi sono stati circa 60.000. Secondo l'avvocato Gianetto Regassani, presidente nazionale dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, il costo di un divorzio dipende dai gradi di giudizio e dal valore della causa. Può andare dai 1.000 ai 30.000 euro. Insomma, quando l'amore finisce, come diceva Ivana Trump nel film Il Club delle Prime Mogli, non prendertela, prendigli tutto. Naturalmente questa era la nostra Lucia Loffredo che ci raccontava invece di questi matrimoni e poi di questi divorzi milionari. Allora, abbiamo visto cifre da record. Ti vedo, no, Bianchini. Scusate, io voglio capire però il nome di questa miliardaria. Diciamo, allora, te lo di dico io. No, perché è la cosa Oksana più complicata. Vevodina. O Vevodina. Vuoi Vodina? Vuoi Vodina? Vuoi Vodina? Vuoi Vodina? No, perché è russa. Vuoi Vodina? Lorella.
Lorella piace molto, no, perché a questa... si è sposata il sultano, no, della Malesia, cioè tutto nasce da questo, poi si sono separati e ha chiesto praticamente ma lì amore a prima vista col blocchetto di assegni, si è innamorata. Senti, subito. Tu ti sei troppo ringalluzzito in mezzo a queste due bionde, te lo voglio dire oggi, ti vedo un po' troppo. Ma sono anche molto stretti, stretti, sì, stretti. Comunque voi che non vi siete baciati mi avete un po' deluso, tutto questo amore, anche voi siete stretti, stretti. Ricordare che anche io e Elisa Mardoni siamo stretti, stretti. Non è colpa solo del caffè di Rai 1. Il caffè di Rai 1, grande successo del sabato, anche ora, alle 6 del mattino. Il triangolo no. Comunque non è, Luca, che tutte le cose finisco come nei tuoi libri, che poi c'è il bacio, c'è il romanticismo, ma ci può essere anche un rapporto senza darsi un bacio. Un po' di limone nero non si nega a nessuno. Ma tu c'hai proprio il chiodo fisso, proprio, pensi solo a quello ultimamente. No, vabbè, adesso mi piaceva l'idea, così, volevo creare un po' di spettacolo. Ma parliamo di divorzi, di cause, ecco, parliamo di divorzi milionarie. Elisabetta, che effetto ti ha fatto vedere queste cifre record? Io non mi sono né separata, cioè né sposata né separata, per cui vado sempre, giustamente. Sappiamo che il matrimonio è imminente, lo ribadiamo, l'abbiamo detto qui in diretta. Ma lo sai che la settimana scorsa tutti andavamo in giro, allora le liste di nozze non lo fa, dico, ma non era uno scherzo. Vabbè, insomma, poi dallo scherzo alla realtà, ma che effetto vi ha fatto vedere queste cifre record dei divorzi? Sono cifre strane, perché sembrano altissime, però poi non puoi mai sperperare tutto. Dipende dal patrimonio, però, anche. Dipende dal patrimonio, però secondo me l'atteggiamento, e vale per tutti i livelli di denaro, quando tu vuoi spillare più soldi che puoi, come consigliava Ivana Trump, secondo me ti torna indietro qualcosa di negativo, quando vuoi proprio un po' derubare, perché bisogna avere un po' di buonsenso e di rispetto, anche per chi i soldi ne ha e ne ha tanti. Non è che perché ne ha tanti, te ne meriti tanti se l'amore anche finisce, se l'amore c'era. Ci sono alcuni divorzi in cui sempre la donna è stata fondamentale per la ricchezza del marito, io ritengo giusto che poi alla fine richieda anche quanto dovuto, non so, Bezos ad esempio, no? Amazon, certo. Pensate alla moglie McKenzie, 30 anni insieme, hanno costruito insieme un impero, è giusto che nel divorzio lei chieda quanto le spetta, sì, però ha contribuito a questo, altre donne un po' meno. Diciamo che qui non si parla naturalmente di donne comuni e mortali, insomma, perché nella vita di tutti i giorni succede tutt'altro. Non vorrei essere banale a dire che anche i ricchi piangono, ma ci vuole rispetto, non è che perché sei miliardario sei un farabutto. Hai anche sì, un però cuore. Le donne forse in questo caso esagerano un po', no? Le donne, le donne di tutti i giorni non hanno non divorziano per questi problemi e vorrei dire che hanno sofferenze molto maggiori per matrimoni molto difficili, ricordiamolo, perché sennò sembra che tutto viene tarato sul livello dei miliardari. Ma però certamente anche tra miliardari ci sono situazioni relazionali che sono quelle di tutti noi esseri umani, anche di Lorella, Alberto, mie. Speriamo non mi. E non sì, anch'io sinceramente spero dopo di non avere a che fare con questo argomento. Assolutamente, vi ho presi a prototipo dell'inverso, di tutto il contrario. Però Luca, forse in qualche modo i soldi possono lenire un po' il dolore di un amore finito? No, i soldi possono lenire in generale, perché anche solo l'idea di poter fare un viaggio e piangere con le amiche da qualche parte o con gli amici, beh sì, uno non lo nega. E beh, la bellezza ti aiuta, è sempre terapeutica. Però certo, se è un dolore grande, sì. Però è sempre meglio avere qualche soldo, anche quando stai male. Giusto? Sì, certo. Aiutano a stare meglio. Eh sì, dai, ma i soldi aiutano a distrarsi. Meglio due cuori in una villa che due cuori in una capanna, dai. Diciamo, com'è, scusa? Meglio due cuori in una villa piuttosto che due cuori in una capanna? Anche stare soli in una capanna però non va bene. Se penso hai un buon libro, però, Andrea. Se hai un buon libro. Eppure io lo trovo così romantico, due cuori in una capanna, sarà un po' all'antica. Però vabbè, dai, lasciamo stare. Allora, adesso invece parliamo proprio della prima impressione, cioè vediamo un po' se ci condiziona e quanto. Luca Forlani. Un decimo di secondo, questo è il tempo, secondo i ricercatori dell'Università di Princeton, che impieghiamo per farci un'idea della persona che abbiamo di fronte. Tanto siamo rapidi nello sparare giudizi quanto siamo lenti nel modificarli. Ma è davvero così? La prima impressione è quella che conta? That don't impress me much. Penso di sì. È quella giusta? E se uno ha intuito, sì. Non si smentisce mai la prima impressione? Mai? Non è mai capitato di ricredersi? No, mai. Potrebbe intervenire l'effetto primacy. Ci facciamo influenzare dal primo impatto, creando uno schema iniziale difficile da scardinare, ma non impossibile. Una buona prima impressione.
Beh, la prima impressione è importante perché è l'immagine principale che si crea quindi all'occhio umano quando si vede una persona per la prima volta. L'abito fa il monaco? Gli studiosi ritengono di sì. Le persone ben vestite vengono inconsciamente considerate più credibili. Attenti al look. Beh, oddio, la prima impressione è relativa, può essere positiva o anche negativa, bisogna vedere l'aspetto. Le scarpe sono fondamentali indicative negli uomini. Ecco. Sì. E le mie come sono? Vanno bene. No. Che cosa vuoi da me? Ultime ricerche della New York University evidenziano che quando le persone combattono i pregiudizi, affaticano di più la mente. Mio figlio, quando veste in quella maniera come vanno adesso i ragazzi, con i tatuaggi, dice, Madonna, questo. Se ci parli, dice, mi sono sbagliato, è veramente una brava persona. Gli amici mi chiedono sempre, che ti sembra di quella persona? E di solito sono un po' un punto di riferimento. E il Galateo che dice? Per fare una buona prima impressione poniamo attenzione alla stretta di mano. Le mani devono essere asciutte e ferme e se fa freddo e portiamo i guanti, occorre toglierli. Non esiste una seconda possibilità per fare una buona prima impressione. Questo diceva Oscar Wilde e forse aveva ragione, o forse no. Le cose facili. Finiamo con questo interrogativo. Questo interrogativo. Allora, io devo dire che ho lottato una vita contro la prima impressione, perché dicevo sempre non puoi fare così, invece alla fine la maturità mi porta a dire che veramente, per quanto mi riguarda, la prima impressione è quella giusta. Voi che ne dite? Allora, diciamo che c'è un problema che riguarda Calimero. Ci sono molti Calimeri che poi si rivelano cigni, per cui attenti a prendere tutti per Calimeri. E poi vorrei anche ricordare che spesso pensiamo che tutti i cigni sono bianchi, facciamo una generalizzazione, è un tema molto studiato in filosofia e in psicologia, e poi ci accorgiamo che ci sono anche i cigni neri. Quindi bisogna essere sempre pronti alla falsificazione del pregiudizio. Questo è un consiglio che voglio dare non solo alle persone comuni, alla vox populi della televisione, eccetera, ma anche a noi professori universitari. A volte anche gli esperti soffrono di questo che viene chiamato effetto alone, cioè quello di impiccare le persone alla prima impressione. Secondo me è una forma di delitto. Non dobbiamo impiccare nessuno alla prima impressione. Andrea è un professore universitario, io per un periodo della mia vita dopo università ho fatto l'assistente universitaria e venivano questi ragazzi e li interrogavo e appena si sedevano naturalmente avevo una prima impressione. Ti devo dire che il ragazzo in assoluto più bravo, qui abbiamo dato 30 lode ma avrebbe meritato un voto anche superiore se fosse esistito, era un ragazzo arrivato tutto tatuato, con i capelli a cresta, capelli decolorati, vestito dark, cioè a cui veramente... Professoressa Marzoni, ecco, complimenti per quello che sperimentiamo sempre. Il migliore, perché quel suo modo di vestire era una reazione intelligentissima a tutto un sistema che lui criticava. Quindi, come dice lui, esistono anche cigni neri. Però, certo, io distinguerei tra la prima impressione, cioè il feeling che tu hai quando incontri qualcuno, e il pregiudizio. È chiaro che il pregiudizio va combattuto, però... Quella cosa che ti dice il tuo istinto, Luca, no? Però io molte volte mi sono sbagliato. È una delle le cose più belle dei rapporti umani, non so se anche voi lo condividete, quando conosci qualcuno che ti è molto antipatico, poi magari ti dice una cosa specifica e precisa, tipo che la carbonara gli piace solo in un certo modo, una cosa stupida, un dettaglio che solo tu fai, che prima ti mangi tutti i pezzetti di non so cosa, perché si discute anche su quello. Ecco, da lì parte una simpatia e ti sarà per sempre più simpatico, perché parti da una grande antipatia. E vi sarà capitato tante volte di rivalutare una persona dopo un grande litigio, no? Persone che pensavamo appunto antipatiche, ciniche, con le quali ci siamo anche litigate, poi forse proprio grazie al litigio le scopriamo le loro virtù, scopriamo che sono un mondo. È capitato a tutti, personalità. Ma per esempio quando entriamo in libreria, no? Alle volte capita di essere colpiti dal titolo, dalla copertina, ecco, quanto studiate i titoli, le copertine quando fate i libri? È importantissimo. Il titolo e la copertina sono la prima cosa che vedi e che ti porta a toccare l'oggetto. Quando tu hai toccato l'oggetto sei già a metà dell'acquisto, così si dice. E quindi è molto importante poi ovviamente il contenuto, però la copertina e le prime pagine. Sulle persone ti dirò, io amo molto ricredermi, cioè mi piace quando capisco di essermi sbagliata e a volte mi succede anche di ricredermi sull'aspetto fisico delle persone, perché magari ho una cattiva impressione all'inizio, conosco la persona, la trovo intelligente e simpatica e la trovo anche bella a quel punto. È vero. Beh, certo, la bellezza è quelli fascinante. Quelli che ci piacciono sì. Diventano belli. Luca, te con i libri... Io a casa mia faccio le prove carrello. Lui è un mago delle copertine. Appunto,
bestseller, quindi gli brillavano gli occhi. Allora, il mio libro più venduto è quello che ha il titolo più bello e la copertina più riuscita ed è Io che amo solo te. Perché? Ma non è che è nato così per la canzone di Sergio Endrigo. Ringrazio Sergio Endrigo. Una particolare fortuna. Certo, l'ho citato, abbiamo anche pagato i diritti. Ragazzi, Bianchini e Torinese. Bianchini e Torinese, no, non vi potete sbagliare. Perché ad esempio il libro precedente ha avuto meno successo e si intitolava Siamo solo amici. Ed era il titolo giusto. Ma perché? Perché Io che amo solo te, che pure è un libro pieno di corna, un sacco di mariti l'hanno regalato alla moglie. No, per mia moglie. Dico, ma sai che? No, per mia moglie, perché era un biglietto d'auguri. Io quello non l'avevo calcolato, l'ho scoperto dopo a casa mia. Facciamo le prove carrello, quando ci sono le prove di copertina, io metto le copertine lì, i miei amici con la sedia fanno finta che sia un carrello e prendono quello che gli piace. Umberto Eco non aveva fatto questo, però aveva scelto altri titoli per Il nome della rosa, ma lo vogliamo riconoscere, se non si fosse chiamato Il nome della rosa, quel romanzo non avrebbe avuto tutto questo gran successo, anche perché è relativo proprio alla trama anche del libro. Voglio ricordare anche di recente un libro che si è chiamato La solitudine dei numeri primi. È un titolo talmente bello, Paolo Giordano poi ha confermato di essere un grande scrittore anche con l'ultimo libro, ma è un libro che ha un titolo talmente bello, ringraziamo l'ufficio marketing della Mondadori che lo ha creato, che tu veramente ne sei affascinato ancora prima di sfogliarlo. Poi certo, invito tutti a sfogliare i libri, anzi ad arrivare alle ultime pagine. Ecco, piuttosto che sfogliarli a leggerli, che è la cosa più importante. Noi parliamo adesso di un appuntamento molto molto bello e atteso proprio per questo weekend, un weekend tutto dedicato alla salute e alla prevenzione. Stiamo parlando del Tennis and Friends al Foro Italico di Roma. Sentiamo Stefano Buttafuoco. Salute, sport, solidarietà, sostenibilità e spettacolo. Queste sono le 5 S, le parole chiave che meglio sintetizzano lo spirito di Tennis and Friends, l'ormai tradizionale manifestazione dedicata alla salute e alla prevenzione, che avrà luogo a Roma il 12 ed il 13 ottobre prossimo. Un weekend di sport e medicina dove tanti personaggi del mondo dello spettacolo si alterneranno sui campi da tennis del Foro Italico in divertenti sfide incrociate con lo scopo di intrattenere e sensibilizzare il pubblico su temi delicati quali quello della prevenzione e dell'assunzione di un corretto stile di vita. Una manifestazione in costante crescita giunta alla nona edizione, che fino ad oggi si è svolta solo nella capitale ed a Napoli, ma che presto coinvolgerà anche altre città. 256.000 sono stati fino ad oggi i visitatori. Di questi, 74.000 hanno avuto la possibilità di beneficiare dei check-up gratuiti messi a disposizione dai medici del Policlinico Gemelli ed oltre 6.000 sono stati richiamati per ulteriori accertamenti e cure farmacologiche. 26 le aree specialistiche di controllo ospitate dal Villaggio della Salute, dall'ergologia alla ginecologia, passando per l'ortopedia, l'urologia e tante altre, ripartite in ben 104 postazioni, di cui 49 diagnostiche. A queste si aggiungono le due aree dedicate alle vaccinazioni e alla medicina sportiva, una delle novità di quest'anno. Insomma, due giorni all'insegna del divertimento, ma anche della salvaguardia del corpo, il nostro bene più prezioso, che quest'anno, come sottolineato dall'ideatore di Tennis and Friends, Giorgio Meneschiccheri, assume un significato del tutto particolare. Per la prima volta, infatti, sono diminuiti i casi di nuovi tumori, circa 2.000 diagnosi in meno rispetto al 2018, a dimostrazione di come campagne di sensibilizzazione come questa, dove è possibile eseguire screening su numerose patologie tumorali, stiano iniziando a dare gli effetti da tutti noi auspicati. Insomma, un'iniziativa veramente bellissima del Policlinico Gemelli, appunto questi due giorni di visite e check-up gratuiti. Fra l'altro, insomma, quando si aspetta, no, e si fa la fila, in realtà poi c'è tanto spettacolo perché sono tanti personaggi che poi si divertono a giocare a tennis. Tu sai giocare a tennis? No. Ah, mannaggia, vedi? No, io infatti vado e faccio, diciamo, la tu mia presenza, ma tutt'al più posso fare il commento a una partita di tennis. Io giocavo da bambino, poi invece avevo un po' di scoliosi, non ho più potuto. Però insomma è un evento veramente importante. Secondo me è un evento bellissimo perché ti porta comunque a fare qualche cosa che magari rimanderesti, no? La prevenzione è importantissima, però dici ok, lo farò. Invece questo è un contesto in qualche modo seduttivo e quindi ci vai peraltro e fai anche quello. Ne parlavo con Mara Santana
Angelo, che è una grandissima tennista e per mia fortuna anche amica, e mi diceva che veramente, a parte che i tennisti godono a stare in quel set, perché, perché c'è la storia, no? Quindi giocano tra natura e storia, e ci sono tantissimi personaggi dello spettacolo, e quindi le persone ci vanno molto volentieri e contemporaneamente fanno prevenzione. Ricordiamo anche perché è tutto gratuito, e cioè in un momento come questo, insomma, non è un dato, da sottovalutare. Io partecipo quasi tutti gli anni, gioco. Una volta vennero 5-6 mie amiche a vedermi e c'era uno stand in cui facevano le ecografie alla tiroide. Una di queste mie 5 amiche fece queste ecografie e trovarono un nodulo che poi gli fu aspirato dopo un mese. E quindi fu salvata proprio da questo check-up gratuito. E poi è bello che ci siano persone, le celebrità, no? Che ti attirino l'attenzione, che parlano del problema, perché insomma sono anche dei modelli, sono molto ascoltati, per cui l'idea che ti invitino a fare prevenzione ti rassicura, e quindi lo tennis poi lo aiuta, fai con anche meno paura. Ad educare la mente oltre che il corpo, una cosa molto importante. I grandi tennisti hanno una grande tenuta psicologica quando stanno in campo per partite anche che a volte sono lunghissime, non è solo uno sport muscolare. Ecco, secondo me lo sport può aiutare a sviluppare quella che io chiamo brain fitness, cioè una palestra che è quella del cervello, quindi oltre a leggere libri fate sport, leggete anche i libri. Quanti consigli diamo, oggi pomeriggio. Comunque insomma noi ci saremo, vi aspettiamo numerosissimi. Adesso un altro tema, secondo me effettivamente che è un buon oggetto di discussione. Moltissime star e anche molte persone comune devono tutto ai propri genitori, in particolare alle mamme. Noi parliamo di Leonardo DiCaprio, ma sono molti altri casi. Lui ad esempio sui red carpet, invece di portare le sue fidanzate, porta proprio lei, sua mamma. Vediamo con Elisa Silvestrini. La mamma ha un ruolo importantissimo nella vita di ognuno di noi e quelle delle star non fanno certo eccezione. Ed ecco che sui più prestigiosi red carpets Leonardo DiCaprio si fa accompagnare volentieri da mamma Irmelin, alla faccia della giovanissima fidanzata, ci verrebbe da dire. Devo tutto a mia madre, ha dichiarato, spiegando che senza di lei non avrebbe mai raggiunto alcun traguardo. Eh sì, perché non tutti sanno che prima dei suoi 30 anni di carriera, Leo viveva in un quartiere povero di Los Angeles ed Irmelin, per portarlo a scuola e farlo studiare, guidava ogni giorno per 3 ore. Improvvisa popolarità, soldi, successo non sono sempre facili da gestire. Ed ecco allora che per fortuna ci sono mamme pronte a sostenere e prendersi cura delle loro grandi star. Sappiamo che la madre di Sofia Loren accompagnava Sofia agli studi di Cinecittà per trovarle lavoro, incoraggiandola e sostenendola fin dai primi provini. Ci sono rapporti simbiotici come quello di Brooke e Terry Shields, forse la più famosa mamma manager nella storia del mondo dello spettacolo. Gianna Orru, mamma di Valeria Marini, l'ha sempre consigliata giustamente, racconta Valeria, anche se purtroppo la stellare showgirl non sempre l'ha ascoltata. Alle mamme spesso si riconosce l'intuito e la capacità di guardare lontano, lo sa bene Kate Middleton, perché è anche grazie alla madre si è diventata Sua Altezza Reale. È stata cresciuta da futura principessa, scegliendo sapientemente le scuole migliori, come quella dove, senza troppa casualità, ha conosciuto William. Le star lo sanno, non c'è niente di meglio dell'amore di una madre per brillare davvero. E vedi, Lorella, non sapevo io questo particolare importante. A me fanno paura queste qua, Sì. Le madri lì, Ho sempre sognato una mamma manager in vita mia. Mia non madre mi è stata vicino, per carità, ma l'ho sempre sognato una mamma manager. No, certo, non sono troppo opprimenti, secondo voi. Ma no, perché i figli diventano insani, perché ognuno deve fare il suo ruolo. Ma cioè, un conto è non farti fare all'inizio della carriera, ci sta che un genitore sia più vicino, soprattutto se è successo quando sei molto giovane, per evitare di trovare qualcuno che poi ti rubi tutti i soldi, che è quella la paura. Però la madre che sta lì, però che fa le... Però ti può tradire tua madre, mamma. Sì, ok, però sì, la mamma la può mamma vigilare finché tu trovi magari un familiare, però insomma no. Bisogna vedere se la mamma è manager di se stessa o dei propri figli. È meraviglioso, perché avremmo potuto fare un talk divisivo, avevamo già i due fronti. Poi tornate e ne parliamo. Noi siamo per le mamme, anche noi siamo per le mamme, ma non le mamme. Siamo per le mamme. Sì, le mamme.
bacio mamma, che so che mi stai guardando, ciao, baci. Grazie, come al solito dobbiamo chiudere, ma torniamo dopo, sarà un pomeriggio pieno di sorprese.